Buongiorno a tutti, sono Mauro Scagliotti di RSI. Oggi faccio un flash, diciamo, spero di essere breve, sulle novità, principali novità normative, in particolare sulla più recente norma CEN relativa al biometano, gas naturale per autotrazione, che è stata recepita dall'UNI nel dicembre di quello dell'anno scorso. E due parole su RSI, per chi non la conoscesse, siamo una società di circa 300 dipendenti con sede a Milano e Piacenza, facciamo parte del gruppo GSE, operiamo nel settore elettroenergetico da molti anni. Siamo nel campo del biometano, siamo, oltre ad essere presenti in tavoli istituzionali e normativi, svolgiamo delle attività di ricerca di laboratorio e anche in campo con un piccolo laboratorio mobile per provare solventi, processi di upgrading con solventi solidi, e quest'anno il nostro impianto pilota è installato presso una discarica, quindi lavoreremo su gas da discarica. In passato abbiamo lavorato su biogas, principalmente su biogas da fosso. Qualche slide per fare un po' il quadro della normativa europea su gas naturale e biometano. Molti di voi sapranno, ormai sono più di 10 anni, è stato pubblicato il primo mandato europeo che si proponeva di armonizzare a livello europeo i parametri di qualità del gas di tipo H circolare nelle reti europee, quindi parametri comuni al biometano e al gas naturale. Poi il successivo mandato M4775, che invece si dedicava a definire parametri e caratteristiche specifiche, più specifiche del biometano e del gas naturale, anche però limitatamente all'utilizzo in autotrazione. Le norme previste di qualità del gas, previste da questi due mandati, sono finalmente uscite tra il 2016 e il 2017, l'ultima nel dicembre 2017, quindi abbiamo ora una norma recepita dall'UNI, UNI-N 16726, che riguarda le caratteristiche di tutti i gas che circolano in rete, e due parti della 16723, parte prima che riguarda specificamente l'immissione in rete del biometano, e la parte 2 che invece riguarda l'uso sia del biometano che del gas naturale in autotrazione. In questo schema si può vedere come e dove funzionano queste norme. Quindi, quando si parla di rete gas, vale quanto prescritto dalla 16726, lo vediamo in alto a destra. La 16723 parte 1 vale nel momento in cui il produttore di biometano inietta in rete il punto di iniezione del biometano in rete, mentre invece l'applicazione della parte 2, cioè della 16723, la più recente, che è relativa al gas per autotrazione, questa normativa vale alla stazione di servizio, cioè il punto di rifornimento dell'autoveicolo. Si danno sostanzialmente due casi. Un caso è quello che, se lo pensiamo per il biometano, non solo, il biometano può andare direttamente alla stazione di servizio, cioè si può immaginare che, per esempio, un produttore di biometano, immaginiamo per esempio un'azienda che tratta fosso, che vuole alimentare i suoi mezzi di trasporto, si realizza una stazione di servizio interna, quindi non passa dalla rete, inietta direttamente, cioè porta il biometano direttamente al consumo. Invece, se si passa dalla rete, qui c'è un piccolo punto da notare, quelle che sono le specifiche prescritte per l'iniezione in rete non sono le stesse, cioè ci sono delle differenze, delle piccole differenze tra le prescrizioni per l'iniezione in rete e per l'uso in autotrazione. Quindi può essere necessario questo item numero 5 che vedete cerchiato in rosso al centro, su un sistema di trattamento per portare quel gas che circola in rete, che sia esso biometano o gas naturale, alle specifiche per autotrazione prevista quindi al punto d'uso. Le ultime novità, qui in questa slide ho accennato, l'ultima novità in campo normativo è la norma CEN, che è stata recepita da UNI nel dicembre 2017, che oltre a fissare limiti specifici su alcuni contaminanti,
contiene un'appendice normativa che è stata definita di concerto dalla CUN e dalla CIG relativa alla scelta della fascia climatica in cui collocare il nostro paese, in cui collocare l'Italia per quanto riguarda il punto di visionato dell'acqua. La norma prevedeva sostanzialmente tre possibilità. A 20.000 kPa si poteva scegliere la fascia A, che è il punto di rugiada a meno 10 gradi, la fascia B a meno 20 e la fascia C a meno 30. Chiaramente l'Europa si va dalla Sicilia alla Svezia, ciascun paese è stato lasciato libero di scegliere la sua collocazione. L'Italia ha scelto la fascia A, quindi con un punto di rugiada a meno 10, valido per tutto il territorio nazionale per l'intero anno. Un'altra appendice interessante di questa norma è l'appendice D, puramente informativa, cioè non contiene alcuni obblighi, che presenta degli esempi di cosiddetti voluntary dedicated grades del biometano. Diciamo, è stata un'appendice voluta principalmente dalla Svezia. Potremmo definire la qualità di una sorta di super biometano, che effettivamente il produttore di biometano può garantire, alcuni produttori di biometano potrebbero garantire una qualità decisamente superiore a quella prevista dalla norma, quindi ci potrebbe essere un interesse anche commerciale a mettere in commercio un biometano di qualità superiore. Questi esempi sono riportati nell'appendice G. Un cenno anche a quello che bolle in pentola, adesso in fase di voto, si concluderà tra pochi giorni, il voto su una bozza di un TR, di un technical report, sempre prodotto dal TC408 CEN, riguardante i limiti, i possibili limiti per contaminanti calcolati in base a un modello, quindi TR sostanzialmente fornisce un metodo per procedere a un'analisi di rischio relativo a un qualsiasi contaminante individuato, che venisse individuato nel biogas e nel biometano. Questo è molto importante soprattutto per chi lavora con gas ricchi di contaminanti, tipo gas da discarica, per esempio gas da fanghi. Non si può chiaramente normare e fissare dei limiti su centinaia di specie, quindi è importante avere anche dei metodi per poter fare un'analisi di rischio. Questa analisi di rischio, sottolineo, è relativa solo all'aspetto salute, quindi non è relativa a aspetti, a possibili danni a strumenti o cose, e si basa sul concetto di possibile esposizione del soggetto utilizzatore in un ambiente domestico sia al biometano sia ai suoi prodotti di combustione. Quindi tipicamente come costruire un modello basato sull'esposizione al biometano e ai suoi prodotti di combustione nella cucina, in una cucina di casa. Va detto che in questa norma in particolare fa qualche esempio, e gli esempi, i risultati di questi esempi sono piuttosto rassicuranti, nel senso che i numeri che vengono fuori da questi limiti, che vengono fuori da alcuni componenti, sono alla lunga superiore a quelli che sono i contenuti tipici di purezza del biogas. Quindi, diciamo, però è importante, diciamo, dal punto di vista metodologico questo TR che sta per uscire. Vediamo un attimino quali sono i componenti critici e mettiamo un po' a confronto, diciamo, le varie norme. Qui ho fatto un elenco di alcuni componenti barra contaminanti critici del biometano. Alcuni, quelli in arancione, sono già noti da tempo perché sono normati per il gas naturale, altri sono stati normati più di recente perché presenti nel biogas di varia natura. Qui mi soffermerei sostanzialmente nella tabella successiva a commentarne solo alcuni di questi, cioè in particolare i solforati, l'idrogeno, perché come già accennato anche questa mattina si parla molto di idrogeno da rinnovabili, e un'opzione che si prospetta in futuro è quella di utilizzare la rete del gas come potenziale serbatoio di stoccaggio per l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. Quindi anche l'idrogeno è all'ordine del giorno degli enti normatori. Altri due, diciamo, famiglie di composti importanti sono i silossani, per l'impatto che possono avere proprio nel settore dell'autotrazione, e i terpeni e tutte in genere le molecole odorose che possono interferire con gli odorizzanti. Vediamo un attimino, qui ho cercato di riassumere una tabella e mettere a confronto cosa dicono le varie norme che sono oggi in vigore. Allora, partiamo un attimino dallo zolfo e dai solforati in generale.
un componente dello zolfo, che è l'idrogeno solforato, sostanzialmente deve essere al di sotto dei 5 mg metro cubo, sia nell'immissione in rete, sia nel caso di utilizzo della fotorazione. E questo, diciamo, è un dato consolidato. Le prime differenze tra le varie norme rete e autotrazione si vedono invece sullo zolfo totale, perché sullo zolfo totale vengono richiesti meno di 20 mg di zolfo al metro cubo nel caso di immissioni in rete, però sono 20 mg al metro cubo senza odorizzante. Voi sapete che in Europa si sta diffondendo l'uso anche di odorizzanti sulfur free, a base acrilica, però in Italia e in molti altri paesi si continuano ad usare composti solforati, quindi che introducono quantità di zolfo non indifferenti. Questo limite sullo zolfo è stato oggetto di molte discussioni a livello europeo e alla fine la norma per l'utilizzo del gas naturale e biometano in autotrazione è uscita con un limite leggermente superiore di 30 mg standard metro cubo, però comprensivo di odorizzante. E la cosa non è da poco, perché se uno fa quattro conti, vede che per esempio il limite di legge italiano dei 32 mg di THT, di tetraidrochiofene, che vanno aggiunti per odorizzare il gas naturale, il gas di rete, che circola nella rete di distribuzione, da soli si portano dietro circa 11 mg di zolfo metro cubo. Quindi i 30 mg richiesti in totale mettono molto probabilmente, se il distributore, la stazione di servizio pesca dalla rete di distribuzione, c'è il rischio che mettano fuori norma lo stesso gas naturale. Paradossalmente questo non è un problema per il biometano che entra direttamente in stazione di servizio, tant'è che il voluntary grade pone un limite molto più basso di 10 per lo zolfo. Può essere paradossalmente un problema per il gas naturale, quindi potrà essere necessario un sistema di desolforazione alla stazione di servizio per rispettare queste qualità, che d'altronde sono richieste dai costruttori automobilistici, che a loro volta devono rispettare i limiti sulle emissioni. Per quanto riguarda il silicio, anche qui c'è un piccolo problemino, perché a livello di emissioni in rete la norma, la parte 1 della norma 16723, non aveva scelto un limite, ma aveva scelto un range, un intervallo da 0,3 a 1 mg metro cubo di silicio proveniente appunto da composti volatili come si lo sa. Sostanzialmente lasciava carta bianca al produttore e al gestore di accordarsi entro questi limiti. Su che basi? Principalmente sulla diluizione del gas, cioè se si entrava in una rete chiaramente dove il biometano era quasi l'unico gas immesso, si potevano scegliere limiti più restrittivi, se invece si entrava in una rete dove circolava molto più gas, si potevano anche scegliere limiti più elevati. Nel caso dell'autotrazione si è trovato un compromesso sul limite più basso, sullo 0,3, perché praticamente questo limite è legato più che altro alle condizioni di misurabilità con le strumentazioni attualmente sul mercato. I costruttori di componentistica per auto vorrebbero anche di meno, perché questi composti effettivamente hanno degli effetti, degli impatti pesantemente negativi su alcuni componenti come le sonde lambda e i catalizzatori. E è un problema per i silossani, che va visto anche un po' in prospettiva, perché i silossani non sono dei composti tra virgolette brutti. Cioè, anzi, sono dei composti di largo utilizzo per le loro proprietà molto interessanti, e il mercato dei silossani è un mercato in costante crescita. Quindi anche in prospettiva chi si occupa di biogas di rifiuti, chi si occupa di biogas da fanghi, chi si occupa di biogas a discarica può vedere incrementare il contenuto di silossani nel biogas. Quindi sono dannosi per l'utilizzatore nel campo dell'autotrazione, ma come dico, non sono composti che fanno male, quindi si trovano veramente numerosissimi utilizzi. Discorso dell'idrogeno, anche qui nel caso dell'autotrazione si è arrivati fino a 2, mentre in rete siamo a 0,5 per 100 molari come limite. 2 è stato anche qui un limite di compromesso, ci sono degli studi che dicono che si può arrivare in rete fino a 10% di idrogeno. I costruttori di motori a gas pongono limiti attorno al 5%. La scelta del 2 è caduta perché attualmente la normativa relativa ai serbatoi
gas auto fissa proprio questo limite di 2. Quindi la norma 16723 trattino 2 si è adeguata fondamentalmente alla normativa sui serbatoi calati. Altri punti, ecco il punto di rugiada, del punto di rugiada abbiamo già parlato, numero di metano fissato a 65, nel caso dei voluntary grade anche più alto di 70. Direi che queste sono sostanzialmente le così, ciò che emerge dal confronto tra le varie normative relative alla rete e all'autotrazione. I punti più critici sembrano appunto essere quello dei silossani, quello dello zolfo, che possono richiedere alla stazione di servizio un'ulteriore purificazione del gas, e quello che può essere a specifica di rete può non essere a specifica di specifica auto. Qui nelle prossime due slide ho sostanzialmente scritto quello che vi ho commentato, giusto un accenno al discorso dell'indice di Bob e altre proprietà. La normativa europea non è riuscita a trovare un accordo su alcuni parametri, tipicamente appunto sull'indice di Bob, restano in questo campo validi quelle che sono le norme nazionali. Passo velocemente un attimino a vedere cosa bolle in pentola in Italia, cosa si è fatto in Italia negli ultimi mesi, nell'ultimo anno. Come sapete sono due gli organi normatori che hanno a che fare col gas e col biometano in particolare. Uno è il gruppo di lavoro 2 del CIG, che si occupa del biometano come gas di rete. Le azioni più recenti di questo gruppo, che è anche il gruppo italiano del TC408, sono l'avvio ufficializzato pochi giorni fa della revisione del rapporto tecnico 11537, che in gran parte non ha più ragione di essere, alcune parti di questo rapporto non hanno più ragione di essere ora che si è completato il quadro normativo delle norme CE, e che andrà approfondito invece in altre parti per quanto riguarda per esempio aspetti più tipicamente legati alla normativa nazionale come l'amministrazione del gas. Un altro punto importante è la conclusione dei lavori sulle linee guida per la realizzazione dell'analisi del rischio da parte dei produttori di biometano, che questo fissa delle procedure, dei metodi per di aiuto per il produttore di biometano per garantire l'odorizzabilità del suo prodotto. E queste linee guida andranno in inchiesta pubblica prossimamente, usciranno quest'anno, penso, come rapporto tecnico unico. A livello invece automobilistico, la CUNA, che si occupa, la commissione del veicolo, che si occupa di normativa sul gas, nel 2017 ha pubblicato un rapporto tecnico sul biometano per uso diretto in autotrazione. Anche questo rapporto tecnico è di fatto però stato superato, questo è uscito a marzo, possiamo considerarlo superato dalla norma europea. Concludo, spero nei tempi. Possiamo dire quindi che con l'uscita della 16723/2 si conclude la prima fase di lavoro previsto dai mandati M400 e M475. Ora il nuovo passo sarà quello della pubblicazione di un nuovo decreto atteso tra pochi mesi sulla qualità del gas, perché se consideriamo che in Italia è ancora vigente il decreto 19.2.2007 e andiamo a prendere le tabelle di questo decreto, vediamo che ci sono dei disallineamenti tra queste tabelle e le norme europee. Quindi una revisione di questo decreto è attesa appunto nei prossimi mesi, mi dicono il CIG dovrebbe uscire maggio, comunque nei prossimi mesi. L'attività normativa comunque non è conclusa qui, gli sviluppi futuri sono attesi soprattutto sul concetto di analisi di rischio, perché appunto non si può normare tutto, non si possono fissare limiti su centinaia di specie, i gas da rinnovabili come i gas da discarica, i gas da fanghi, eccetera, possono contenere diverse specie, e quindi è importante avere dei metodi eseguire analisi di rischio corrette e di volta in volta fissare, concordare dei limiti ammissibili su determinati inquinanti.
Quindi questi criteri, queste linee guida, le prime usciranno quest'anno come TR preparato dal CEN, e mentre sul discorso dell'autorizzabilità, che è un tema più specificamente di carattere nazionale, sta per uscire appunto questa linea guida utili per produrre il biometano, per garantire tutto quello che deve fare per garantire l'odorizzabilità del suo prodotto, soprattutto in relazione alla possibile presenza, qui per esempio pensiamo alla fosfora, a determinati prodotti agricoli che contengono componenti terpeniche tipo il limonene e altri della stessa famiglia, che possono in qualche modo interferire con l'odorizzante. Anche qui, tutto sommato, le notizie tecniche sono piuttosto confortanti, perché con i livelli di odorizzanti previsti in Italia, penso ai 32 mg al metro cubo di THT, si è visto che se si sta entro i 9 ppm molari di componenti terpeniche espressi in limonene equivalente, il gas è odorizzabile, almeno questo è emerso dalle prove di laboratorio. Quindi qui il problema sarà soprattutto raccogliere dei dati in modo da creare, da rendere sempre più facile al produttore questo compito, posto in capo al produttore del decreto, di garantire l'odorizzabilità del suo prodotto per l'emissione a rete. Direi che questa, se ci sono domande, concluderei qui. Grazie, non so se c'è così una domanda. Questa normativa riguarda il biometano, il gas per autotrazione da inserire nella rete, ma per quanto riguarda il biometano liquefatto per autotrazione c'è una normativa specifica? Allora, nel caso del biometano liquefatto non esiste una normativa, almeno non c'è una normativa specifica per il biometano liquefatto. Che dal punto di vista dei contaminanti, però, quello che si può dire è che lo stesso processo di liquefazione richiede una purezza che è molto superiore a quella richiesta dalla normativa. Cioè, se andiamo per esempio a prendere le concentrazioni riportate nelle tabelle per quanto riguarda per esempio la CO2, l'ossigeno residuo, eccetera, il prodotto per essere liquefatto deve essere molto più puro, quindi che il biometano liquefatto è intrinsecamente più puro di quello gassoso che viene messo in commercio sotto forma di gas, proprio perché è il processo stesso di liquefazione che lo richiede. Anche per esempio sui solforati, i limiti i limiti richiesti per la liquefazione sono veramente molto molto bassi. Quindi da questo punto di vista è lo stesso processo che mi fa stare dentro, Se io liquefo e poi immetto e rigassifico al distributore, ho comunque un prodotto che è sicuramente specifico. Bene, grazie. Allora passo alla prossima relazione, che è di Stefania Filippazzi, che non so, eccola.